proprio la pasta. A me sembra che non ci sia un video in cui Aurora non mangi e Laura non rompa. Questo è proprio il motto del nostro canale, Leoncini. Dai, finiscila, papà Mike. Ogni volta devi sempre brontolare. Anche in vacanza devi rompere le scatole. Dai, andiamo, Aurora. Io e te andiamo più avanti. Papà Mike, ti facciamo fare lo schiavo. Papà, vieni tu. Sì, sì, sì. Io non voglio neanche tornare a casa, perché loro due sono venuti in vacanza. Io sono venuto da fargli schiavo, uno schiavo mi sembra di essere. Guardate, guardate tutto, io ho asciugamani, ombrellone, 300 giochi, la bottiglia di acqua. Almeno Bowser lo sta portando Laura. Mannaggia. Andiamo in spiaggia, va. Leoncini, ci vediamo tra poco. Io spero che almeno oggi non succeda niente di che, perché ogni volta succede qualcosa. Qualcuno delle due vuole darmi una mano? Da quanto ti faccio io? Devo rimpossessarmi del carrello. Se Laura si accorge che non sto portando nemmeno il carrello, veramente pensa sia venuto in spiaggia senza far niente. Devo rendermi utile. Leoncini, ci vediamo in spiaggia. Fammi sedere. Mi avete fatto fare una camminata assurda. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Pure il gelatino, Aurora. Tieni, tieni. Il gelatino. Sono le 5 del mattino. No, sono le 5 del mattino. Sono le 10 del mattino e ti mangi il gelato. Posso assaggiare? No. Come stai? Mamma mia, questo non ha neanche più le cose del suo papà. Guardate io cosa mi sono presa. L'estate al limone. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. E voi? Quale vi piace, del limone o della pesca? Ovviamente loro cose fresche. Io devo tagliare sul budget perché a me non offrono. Quindi mi sono preso questo un caffè. Questo è la menta. Davvero? Sì. Buono! Invitala papà. Mi sto dovendo tenere il ghiacciolo perché non dice che è troppo freddo. Dai, mangia, muoviti. Mangia, sbrigati. Ma dove sono finite adesso, ragazze? Sbrigatevi. Sto morendo di caldo. Ma cosa ci fai nei giochi, Aurora, adesso? Dai che ci giochiamo dopo, veloci però. Non sopporto più. La prossima volta voglio fare una vacanza completamente da solo. Ho deciso, me ne vado, io vado via da solo. Ma chi me lo fa fare, fate con queste due? State, fate quello che volete. Oh, che relax. Relax puro, relax puro. Ah, ciao, Leoncini. Mi sto divertendo un sacco. Bravo. Dai, Leoncini, proviamo. Andiamo su insieme. Ma che questo non è rotto? Ah, chi sono? Ah, sono Aurora. Fa tanto caldo sui giochi. Vado dal papà. Certo, Aurora, vai pure dal papà. Io sto qui con te e tu decidi di andartene. La prossima volta io me ne vado io col papà e tu stai lì da sola sui giochi. Ma io non lo so. Ti raggiungo e vengo anche io. Ma papà Laura, restiamo in piazza, andiamo in acqua. Certo, Aurora, puoi andare in acqua. Però prima una cosa importante. Bisogna mettere la cremina, altrimenti ti scotti. È fredda? Sì. Un pochino? Vabbè, con tutto questo caldo bisogna mettere. Mi sembra possibile. Allora, veniamo in spiaggia, dobbiamo portare 300 giochi. Io non capisco questa cosa, mannaggia. Non si può giocare con la sabbia senza la paletta, senza niente. Guardate, guardate. Vado in acqua anch'io. Quelle due sono andate in acqua, se ne sono fregate di me. Arrivo anch'io. Bene, bene, Laura. Lo so, io amo la spiaggia e amo l'acqua. Che freddo. Ma non hai freddo là così, Auri? No. Io mi sposto. Mi sposto un pochino, mi metto più di qua. Vedete che io sono all'acqua. Ok, andiamo. Vai, vai, inizia andare. È bellissimo. Ci provo, però non ti garantisco nulla, eh! Oh, è fredda! Dimmi, Aurora, è troppo fredda! Ti do la mano!
com'è l'acqua? Fatemi sentire. Papà, li fai a prendere la pallina? Oh, bella idea, Auri. Sì, Mike, vai a prendere la pallina. Facci questa gentilezza, grazie. Sì, papà, dai, così ci siamo in acqua. Che bello, io sono qua. Pallina, questa piada è molto bella. È dell'acqua fresca e calda. Ma mi serve per forza la pallina. Andiamo a prendere la pallina. Quando stavo per entrare in acqua. Vai a prendere la pallina. Vado a prendere sta pallina. Dov'è la pallina adesso? Leoncini, vedete la pallina? Mannaggia. Eccola qua. Oh, una testa di un lancio. Che schifo. Dove l'ho messa la pallina? Ce l'avevo sotto il naso. Dai, corri in acqua. Ragazze, pronte, via. Vai, Auri, prendila. Grazie papà, ora mi provo a cercare la palletta. Perfetto, mi sono liberato di loro. Ora posso andare in acqua. Laura, vediamo anche te. Così dobbiamo battere! Oh sì, mi piace! Così possiamo giocarci in acqua e facciamo canestro! Non l'abbiamo mai fatto! Papà, mi vai a prendere il secchiello? Di nuovo! Ragazzi, ma non bisogna per forza avere il secchiello questa volta! Dai, vorrei venirmi a fare il bagnetto anch'io! È la seconda volta che mi interrompete, per favore, dai! Dai, Mike, poverina Aurora, facciamola divertire un po'. È l'ultima cosa che ti chiede, spero. Dai, dai, fai una corsa, alla fine hai tanta pancia, bisogna smaltirla in qualche modo, no? Pure la pancia. Io tutto questo non lo merito. Mannaggia. Acqua, non ti preoccupare, fra poco torno da te. Vado a prendere questo maledetto secchiello. Ogni volta, papà Mike. Secchiello. Ne prendo addirittura due. Vediamo se mi fanno tornare su un'altra volta. Ora mi arrabbio io. Ora ti schizzo io. Vai, Aurora. Vai, Tiera, guarda. Ragazze, i secchielli. Per i secchielli. Auri, andiamo a giocare un po' fuori dall'acqua. Siamo state dentro tanto già. Vieni, io voglio secchiarmi in fondo. Sì, vieni qua. Ma come fuori dall'acqua, ragazze? È mezz'ora che voglio andare in acqua. Mi avete fatto andare su giù due volte e adesso mi fate venire fuori dall'acqua. Ma non è possibile. Vado da solo. 20 volte mi hanno fatto andare su. Io volevo fare il bagno con loro e alla fine loro non mi interessa niente. Sapete che dico? Vado a farmi il bagno da solo. Papà, non mi hai l'acqua da solo? Vieni a giocare con me. Guarda cosa faccio. Mike, dai, cosa ci fai là in fondo? Vieni a giocare con noi. E poi guarda che ci sono dei pesci molto strani. Papà, stai attento. Mare, ci sono squali. Squali? Squali? Io, arrabbiato come sono, gli squali me li mangio, sai che me ne frega. Vedi gli squali, mannaggia. Pure in acqua se lo devo andare. Si sta bene anche da soli in acqua. Cosa mai potrà succedermi di male? Guarda, sono qua tranquillo e beato. Quelle due sono arrivate là. Cos'è questa cosa che si muove? Uno squalo! Guarda la roba! Vai via! Aiuto, Laura! Ma quello è papà Mike! Come sta nuotando? Laura, proviamo a dare papà! Sei l'uccello che non sa nuotare!
noi, corriamo a salvarlo! Veloce! Dovete portarmi subito in infermeria! Mi lascerà la cicatrice a vita di questo morso! È davvero grave la situazione! Certo che ti porto in infermeria! Andiamo subito, Aurora! Prendiamo il papà e ci vediamo direttamente là! Vai, Aurora, tira papà, aiutami! Oh, andiamo in infermeria! Quasi troppo! Siamo arrivati, guardate, sono un po' bassa, quindi cercherò di farvi leggere. Ambulatorio medico, con la freccia indicata di là. È proprio qua vicino. Papà Mike, non ti preoccupare, ora ti portiamo dentro io, Aurora. Dai, Auri, veloce, mancano pochi passi. Vai, vai, così, ce la fai, ce la fai. Ah, Auri, mi fa tanto male. Ah, la gamba. Io ci sono io. Ah, la gamba, Leoncini. Siedo qua. La gamba, ma tanto male. Laura, veloce, piano, Auri, non toccare, fa male, amore. Auri, vai là, vai a chiamare il dottore, vai dentro a chiamare il dottore, dimmi dottore, dottore. Dottore, papà, peso lo squalo, si è mangiato, può venire a bandos. Leoncini, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Penso che mi taglieranno la gamba! Papà, Hai chiamato? Sta venendo? Sì. Ok, grazie! Noi adesso vi dobbiamo abbandonare perché il medico sta uscendo e adesso papà Mike dovrà essere portato all'interno ed essere medicato! Ve lo dico, è una grossa ferita e anche profonda, ma ovviamente papà Mike non lo sa! Ciao Leoncini! Arriva papà Mike!